Abbiamo questo. Che non so dove cavolo è andato. Sul 6, cavolo. Vedo che... Scoppio troppo tardi quella cosa lì. Scoppio troppo tardi. Mi viene in mente, a proposito, parlando di granate, mi viene in mente in Blood, che tiravo il TNT. Se lo tiravi vicino, esplodevi anche tu. Idem in Doom, con un lanciamissimo, non esplodevi a una certa distanza, esplodevi anche tu. C'è troppo ridere. Cioè, in là non uscivi di quelle situazioni... Proviamo a usare adesso. Se non serve a fare, gli manca. Siamo morti comunque. Se andiamo giù siamo tutti qui. C'è 3 di vita. Tiriamo. Sì, questi sono azzurri, per cui tornano su. In realtà ci sta a un livello così, perché è un classico, poi alla fine c'è anche un limite a quello che puoi fare, no? Quindi questo è un villaggetto, tutto qua. Fan bagno. Cazzo, il problema non è sempre così attaccati. Queste finte scale erano, boh, semplicemente arredamento, diciamo. Ma che cazzo? Continuiamo a ricevere danni perché sono troppo vicini. C'è uno sopra là, c'è un due sopra là. Poi non usare il tasto destro per fare, non so, un tipo di attacco diverso. Anche quello, boh. Io non sono un amante delle semplificazioni. La semplificazione c'entra quando stai dicendo una cosa inutile. Ok, quando una cosa è ridondante o di troppo, effettivamente toglie divertimento. Però in generale per me la complessità non è una cosa che toglie divertimento, è una cosa che stimola.
passare di lì. Poi prima o poi è un gioco che voglio portare, si chiama, ma a parte che c'è Ultraviolence eccetera, ma ce n'è una che era uscito, l'avevo preso ancora in Early Access, ma alla fine ha fatto uscire, ha fatto più prima lui a uscire dall'Early Access che io a portarlo, ma ha preso ottimissimi voti, è un, sai, un po' fantascientifico, sempre più o meno così, un attimino più evoluto, come si chiama? Turbo Overkill si chiama. Poi ho preso anche Supplice, ne ho presi i giochi. Quello vicino a 90 quel gioco lì mi sembra, ma io prendo spesso gli access, devono avere almeno molto positiva, e di solito vado a vedere magari le critiche, se dicono, non so, tipo che magari è un po' che non lo aggiornano, cioè bisogna stare attenti ai commenti negativi con gli early access. Se invece hanno estremamente positiva, allora si può andare abbastanza sul tranquillo. Sapevo. Stronzo. Anche questo qua è certamente un'idea, questa cosa qua che sono pericolosi. Fatto con corridoio del cavolo. Ok. Carina questa. Questa ambientazione qua al cimitero, a ricerca. Potremmo fare dei mostri da Ghouls and Ghosts, infatti. Ma ce ne sono, uno potrebbe fare mille cose. Il problema è che non le fanno. Ghouls and Ghosts, tra l'altro, l'ho rifatto, ma non... mi sembra che aveva preso le critiche. Forse aveva fatto anche un gioco similare, ma anche quello non era... non ha preso grandi voti, nemmeno quello. Allora, lì si deve poter andare. Adesso magari qua non c'è mai dentro niente. Ok, forse si sale. Ma siamo arrivati. Bisogna capire la direzione. Come faccio a capirla? C'è qualche indizio? Questo ha un colore diverso.
fuori. Ma puzzle un po' strano. Cavolo. Così qua. Ma vaffanbaio. Cazzo. Che saltone che abbiamo fatto. Chiave del tesoro quello. Non è la treasure key quella. Mi sono fino là indenne. Come non detto. Devo capire. Devo capire. Ma che cavolo? Da dove è arrivato? Mamma mia. Facciamo un salvataggio va normale. Qua. Beh certo, questi qua ovviamente. Che poi si era fermato tutto. Non so. È la chiave d'oro e basta questa. Cioè, cavolo, muori.
Ok, qua sono semplicemente le stesse. Ah, là ci sono due interruttori, facciamo beccarli. Bisogna che vengano giù le griglie. Rischiando. Questo qui dovrebbe trasportarsi un po' di più, per esempio, e alle spalle magari. Oppure bisogna essere le scripti e li fai andare alle spalle solo quando non ci sono troppi davanti. Per esempio. Cos'è questo? Parte invisibile rivelato. Cioè era quello sotto, c'era quello là che sono impazzito a capire com'era. Sai che me ne faccio adesso? Sono vetrate quelle. Ok. Facciamo un salvataggio normale. Dice di tornare. Beh,
abbiamo bloccato, non c'era nulla, voglio. Tanto non si potrebbe neanche andare. Lì c'è un teletrasporto attivo. Che faceva quel rumore lì? Che ogni colpo subiva proprio... Qual era? Che continuava a fare un suono così quando tu colpivi con colpi multipli. Me lo ricordo. Stella, stella. No, vieni qua, muori. Ah sì, beh, Dungeon Master. Dungeon Master, Dungeon Master. Quando colpivi... Ah, la... le pareti. Perché tra l'altro subivi danni, quando colpivi le pareti così, tum tum tum. Oh, 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 vedi tutti i personaggi che si facevano male. Ok, oh, questo suono. Niente segreti qua. Immagino che qua usciamo. Sono nella barca forse. No. Huh. Ok, siamo a un segreto di 15. Ottimo, buona media stavolta. E tra l'altro siamo qua per... che segretone questo qua. Non c'era niente. Che dire? Siamo troppo... ha sparato le cannonate. Ok. E torniamo là. Farcela tutta al contrario. Abbiamo congelato questa stronza. Ok. Noi abbiamo sparato a quella barca là. Ah,
Abbiamo tirato su una cosa sparando. Vabbè, ok. Tre segreti, mancano tre nemici, vabbè. In realtà durano abbastanza ogni episodio, proprio per la meccanica. Ce n'è ancora uno? Ah, c'è ancora uno, City for Fember. Questo dà senso di urgenza. Sette di 419. Huh.